Una cordiale buonasera a tutti gli amici appassionati di pallacanestro, soprattutto della All Discount Dynamic Venafro e della Trail Fan Battipaglia, le due squadre che tra un po' sul parquet del Pedemontana si affronteranno per il campionato nazionale di Serie B girone D per la terza giornata del girone di ritorno. Gli arbitri dell'incontro sono i signori Mauro Davide Barbieri ed Eugenio Roberti della sezione di Roma. Le formazioni in campo per dovere di ospitalità: la Trail Fan Battipaglia agli ordini di coach Raffaele Porfidia, con il numero 0 Mattia Norcino, con il numero 3 Ludovico Visconti, numero 4 per Fabio Cuccarese, numero 7 per Francesco Santoro, numero 10 per Simon Anumba, numero 12 per Lorenzo Federico, il 13 il capitano Aldo Filippi, numero 15 per Antonio Vigilante, numero 18 Kevin Cusenza, numero 19 Vittorio Visentin. Risponde Venafro agli ordini di coach Arturo Macio con il numero 4 Matteo Pagano, numero 9 il capitano Raffaele Minchella, numero 11 per Mario Tamburrini, con il numero 15 Nicolo Rinaldi, numero 16 Guglielmo Laguzzi, con il numero 17 l'ultimo acquisto in casa All Discount Dynamic Venafro Norman Hassan, numero 18 Kadim Gaye, numero 20 Marco Rossi, numero 21 Marco Bandera e con il numero 24 Giuseppe Carcillo. Crocevia di questa delicatissima stagione per la All Discount Dynamic Venafro, la partita di quest'oggi con la Trail Fan Battipaglia, entrambe appaiate più o meno sul fondo della classifica, quindi importantissimo quest'oggi il referto rosa in casa Dynamic Venafro, anche in virtù di tutte le vicissitudini che sono successe questa settimana tra la sponda tra Venafro e Caserta. Colgo l'occasione per salutare subito chi mi accompagnerà quest'oggi al timone di questa terza giornata per la telecronaca diretta, il signor Gianni Di Chiaro. Buonasera Gianni. Ciao Salvatore, buonasera agli amici che ci ascoltano da casa. Sì, una partita delicatissima come dicevi tu all'inizio, anche perché le due compagini sono nella stessa posizione di classifica con 6 punti, quindi da qui potrebbe partire la rimontata diciamo, anche se nonostante il rinforzo di Hassan in settimana, voglio dire, gli uomini di coach Macio, l'abbiamo detto più e più volte nel corso delle nostre telecronache, sono stati veramente molto sfortunati, soprattutto in occasione dell'ultima partita in quel di Salerno, dove gli ultimi minuti sono stati cruciali per gli uomini di Macio in funzione di alcuni discutibili decisioni arbitrali, esattamente, quindi una sorta di imparzialità. Comunque adesso è un'altra partita, oggi è un'altra domenica e vediamo di far bene oggi, di portare a casa questo referto rosa che manca ormai da qualche domenica. Quinte, grazie Gianni. Quintetti in campo per l'inizio della partita, Venafro con Laguzzi, Tamburrini, Rinaldi, Rossi e l'ultimo arrivato Hassan. Risponde Battipaglia con Santoro, Filippi, Anumba, il numero 4 Cuccarese ed il numero 0 Mattia Norcino. La contesa premia i viaggianti. Norcino prova a far tutto da solo, si butta nella mischia e subisce il fallo dal numero 11, quindi da Mario Tamburrini, primo fallo personale questo di Mario Tamburrini quando sono passati appena 14 secondi dall'inizio della partita. Rimessa dal lato sinistro in zona d'attacco per la Trail Fan Battipaglia, se ne occupa il numero 10 Anumba, passaggio per Cuccarese, largo ancora per Santoro, esce dai blocchi per ricevere Mattia Norcino, palleggia sul posto, tenta di far fuori Rinaldi, si arresta dalla linea della carità, prova a il jumper vincente che gira sul ferro ed esce fuori, palla arpionata da Marco Rossi che riprende l'azione d'attacco per gli uomini di coach Arturo Macio, largo per Mario Tamburrini, sotto canestro in funzione di post basso Guglielmo Laguzzi per Hassan, si alza da 2 punti Norman Hassan e questo è il battesimo per il nuovo arrivato, 2 punti in cascina per la Dynamic Venafro ad opera di Norman Hassan, 9 minuti e 10 ancora da giocare in questo primo quarto. Filippi, Cuccarese, esce dai blocchi e riceve il numero 7 Santoro, prova l'uno contro uno con Marco Rossi, gli viene rubata palla da Laguzzi che mette in movimento Rossi, prova a lanciare in contropiede Tamburrini, la palla intercettata da Cuccarese che rimette in movimento Norcino, chiama schema corna il play di Battipaglia, deve vedersela con Mario Tamburrini, esce dai blocchi e riceve Santoro, sotto canestro per Filippi, duello a sportellate sotto canestro tra Filippi e Laguzzi, Filippi sbaglia l'appoggio, recupera Marco Rossi, passaggio per Rinaldi, ancora per Tamburrini, prova l'appoggio a canestro Tamburrini, la palla gli viene stoppata in fallo di fondo dal numero 10 Simon Anumba, secondo il direttore di gara non in modo falloso, qui si è
udito uno schiaffetto, comunque non importa. Laguzzi, passaggio per Hassan, centralmente in punta per Nicolo Rinaldi, esce dei blocchi e riceve Mario Tamburrini, sotto canestro in funzione di posto basso Guglielmo Laguzzi, deve vedersela con Cuccarese, si gira benissimo Guglielmo Laguzzi, and one per il numero 16 di casa Venafro, 4-0 Venafro a 8-25 dal primo mini break, e Laguzzi in lunetta per il tiro libero supplementare. Si posizionano i giocatori sul rettangolo dell'area piccola in fase difensiva, Laguzzi in lunetta, c'è solo Rinaldi a rimbalzo qualora Laguzzi dovesse sbagliare. Mette anche supplementare Laguzzi, 5-0 Venafro, 8-25 da giocare. Il numero 7 Santoro a portare palla in avanti, supera la metà campo contrastata da Marco Rossi, esce dai blocchi per ricevere in maniera un po' difficoltosa, ma la prende la palla Numba, la cede consegnata a Mattia Norcino, ancora Numba nell'angolo per il numero 4 Cuccarese, si alza da 3 punti Cuccarese, non c'entra il bersaglio, la palla arpionata da Laguzzi per Rossi, Tamburrini, costo costo di Mario Tamburrini che va ad appoggiare a canestro, and one per Mario Tamburrini, 8 minuti esatti al primo mini break, 7-0 Venafro, e Mario Tamburrini in lunetta per il tentativo di realizzazione del tiro libero supplementare. Era fallo, non ho visto di chi, vedremo dopo nell'euforia dell'azione, mi sono perso il segnale dell'arbitro, sia a questo fallo che a quello prima di Laguzzi. Comunque è il secondo fallo di, non lo so di chi, però sarà sicuramente il secondo fallo. Chiediamo lumi al tavolo. Cuccarese, quindi secondo fallo di Fabio Cuccarese. Quando mancano 8 minuti esatti al termine del primo quarto, Tamburrini lunetta. Lungo il tiro libero supplementare di Tamburrini, la palla arpionata da Simon Anumba che mette in movimento Santoro, sempre contrastato da Marco Rossi, largo per Cuccarese, contrastato da Nicolo Rinaldi. L'uscita dei blocchi è felice di Anumba che riceve palla in punta, esce ancora dei blocchi Norcino, deve vedersela con Tamburrini. Sappiamo che è un buon tiratore da tre, Norcino schippa la palla però in malo modo, questa volta la consegna nelle mani di Marco Rossi. Hassan in transizione si arresta la corsa in funzione di post basso, prova a girarsi, gli ruba palla Santoro che mette in movimento Anumba, splendida l'azione di Anumba che va ad appoggiare a canestro i primi due punti per la formazione ospite, 7-20 da giocare, 7 Venafro, 2 battipaglia, Rossi a portare palla in avanti, largo per Mario Tamburrini, chiamato lo schema maglia, esce in punta Guglielmo Laguzzi, dai blocchi riceve Norman Hassan, ancora per Marco Rossi, nell'angolo per Mario Tamburrini, schippa la palla per Rinaldi, piedi a terra, prende la mira Nicolò Rinaldi, tripla, 7 minuti esatti, 10 Venafro, 2 battipaglia. Prima tripla della serata per Nicolò Rinaldi che quando ha piedi a terra ed è in grado di prendere la mira non ce n'è per nessuno. Cuccarese a portare palla, esce dai blocchi e riceve Mattia Norcino, ben francobolato da Marco Rossi. No, è scivolato Simon Anumba in questa azione, l'arbitro dice di no, dice che il fallo è di Norman Hassan. Primo fallo personale anche questo di Norman Hassan, e c'è la rimessa dal fondo per la Treofan battipaglia. Vediamo chi sarà il giocatore interessato al rimettere palla in gioco, il numero 7 Santoro. Si cerca di sfruttare i blocchi per far giungere palla a Simon Anumba, il numero 10 contrastato da Hassan, sotto canestro per Filippi, ha problema di girarsi contro Laguzzi, lo marca bene Laguzzi, gli chiude lo spazio e gli evita l'appoggio a canestro, splendida questa difesa di Guglielmo Laguzzi che cede palla a Marco Rossi, chiama schema corna, supera la metà campo il play di casa Venafro. Per Nicolo Rinaldi, consegnato per Hassan, ancora Laguzzi, prova il taglio Mario Tamburrini, schippa la palla, no look per Rinaldi, si alza Rinaldi da 3 punti, questa volta il tiro viene sputato dal secondo ferro ed è Santoro velocemente dall'altra parte contro Marco Rossi, largo per Cuccarese, contrastato da Hassan, esce dai blocchi e riceve Norcino. Raddoppiato Norcino, sotto canestro per Filippi che ha buon gioco contro la difesa di Nicolò Rinaldi, si gira con una Veronica e va ad appoggiare al canestro il quarto punto, 5-48 da giocare, 10 Venafro, 4 battipaglia. Rossi, largo per Hassan, ancora Laguzzi, largo ancora per Mario Tamburrini, attende l'uscita dei blocchi per consegnare palla a Marco Rossi, sotto canestro il pick and roll tra Laguzzi e Rossi e Laguzzi deve solo appoggiare a canestro, altri due punti in cascina per la Dynamic Venafro, 5-30 da giocare, 12-4 il punteggio parziale.
Santoro a portare palla in avanti, largo per Filippi, centralmente per Cuccarese contro Nicolò Rinaldi, lo sfida al tiro Rinaldi, viene ceduta palla sotto canestro a Mattia Norcino, si arresta dalla media Norcino con un po' di fortuna, come diciamo noi con la C maiuscola, appoggia a canestro il jumper del sesto punto, 6 le lunghezze di distacco tra le due formazioni, a 5 minuti esatti da giocare in questo primo quarto, 12-6 il parziale, Marco Rossi a portare palla in avanti, esce da blocchi e riceve Hassan che prova la penetrazione fino in fondo, sbaglia ma riprende il rimbalzo e va ad appoggiare il 14° punto, 14-6 il punteggio parziale fino a questo momento, bella partita abbastanza veloce da entrambe le formazioni, forse sta sbagliando fortunatamente per noi un po' di più battipaglia in fase offensiva, Norcino è dall'altra parte, centralmente si libera Cuccarese, si alza dalla linea del 6-75, completamente da dimenticare il tiro di Cuccarese, Hassan in transizione, prova l'uno contro uno, arresta la corsa per consegnarlo a Laguzzi, consegnato ancora il pallone a Marco Rossi che predica calma, palleggia sul posto, viene raddoppiato, gli viene rubata palla, Filippi, buona l'azione tra Filippi e Cuccarese, e due punti in cascina per la Treofan Battipaglia, 4-18 time out chiamato dalla All Discount Dynamic Venafro, 14-8 il punteggio parziale. Gianni? Sì, grandissima partita fino a questo punto, anche se sono passati solamente 5 minuti e mezzo dall'inizio, ma io lo voglio sottolineare perché è quello che fa il gioco sempre più silenzioso ma più umile a mio avviso, naturalmente Laguzzi. Una cosa straordinaria, sappiamo che dall'inizio di dicembre sta giocando con una gamba praticamente ed è un giocatore formidabile, proprio perché gioca in silenzio, con tanta umiltà fa il suo compitino, lo fa praticamente sempre bene, sempre a disposizione della squadra, dei suoi compagni, poi quando nella squadra ci sono compagni come Marco Rossi che ti mettono sotto canestro in post basso con una facilità incredibile, allora si diverte anche lui, insomma, nel suo silenzio, nel suo lavorare operaio, veramente una buona gara fino a questo punto, non solo di Laguzzi ma di tutti gli uomini di coach Arturo Mascio, si è presentato con un tiro semplicissimo, facile facile da due a San, e niente, molti errori da parte degli uomini di coach Porfidia, fino a questo punto speriamo che si mantengano così, speriamo per noi, però insomma voglio dire, comunque stanno giocando un'ottima partita i 5 messi in campo da coach Mascio in questa prima fase della gara. Avremo modo al prossimo time out magari di parlare un po' di più di Norman Hassan, che è l'ultimo acquisto dell'Old Discount Dynamic Venafro, mentre la partita è ripresa con Marco Rossi a portar palla, 4-13, 14-8 il punteggio parziale, Rossi arresta il palleggio, aspetta che esce dai blocchi Laguzzi, consegnato per Mario Tamburini, uno contro uno di Mario Tamburini che va fino in fondo ad appoggiare a canestro, peccato che il pallone gli viene sputato fuori dal ferro, arpionato il pallone da Santoro che la cede a Mattia Norcino, pick and roll con Filippi, raddoppiato, riesce a passar palla nell'angolo per il numero 18 Kevin Cusenza, scarico fuori per Norcino, tiro della disperazione che si ferma sul primo ferro e Tamburini a portare di nuovo palla in avanti, nel frattempo per Battipaglia è entrato Kevin Cusenza, vedremo tra un po' al posto di chi, sembra sì, di Fabio Cuccarese, Norman Astano nel frattempo prova il tiro da tre punti, gira sul ferro ed esce fuori la palla del numero 17 di Casa Venafro, Mattia Norcino a portare palla in avanti, largo per Santoro, sfrutta il blocco per ricevere Cusenza, largo per Anumba, si butta nella mischia Anumba, tocca il pallone con il piede il numero 17 Hassan, quindi vengono riazzerati 14 secondi, la palla rimessa in gioco sul lato destro in fase di attacco per la Treofan Battipaglia. Coach Porfidia ha qualche cosa da dire all'arbitro che si trovava a passare sotto la sua panchina. Anumba rimette palla in gioco, la cede a Cusenza, largo per Santoro, Norcino, 6 secondi per terminare l'azione offensiva, sicuramente provare il tiro del 3 in Norcino, viene raddoppiato nell'angolo per Cusenza, si alza da 3 punti Cusenza e sulla sirena riesce a centrare la tripla dell'11° punto, 14 Venafro, 11 Battipaglia, 2.50 da giocare in questo primo quarto, Rossi, Tamburini, Laguzzi, esce dai blocchi e riceve Hassan, ancora Marco Rossi, prova l'uno contro uno Marco Rossi, viene fermato fallosamente da Filippi, il primo fallo personale anche questo per Filippi, l'ultimo acquisto in casa Battipaglia è Kevin Cusenza, provinato qualche anno fa anche dalla All Discount Dynamic Venafro e ricordiamo che ha ceduto Battipaglia proprio a Venafro il numero 4 Matteo Pagano,
che ha iniziato questa partita in panchina. Nel frattempo sostituzione per Battipaglia, è entrato il numero 19 Visentin ed è uscito il capitano Filippi. Tamburrini subisce fallo dal numero 19 appena entrato Visentin, primo fallo personale anche questo per Visentin, rimessa dal lato sinistro in zona d'attacco. Visentin ha ancora qualche cosa da dire all'arbitro ed è Hassan a rimettere palla in gioco, ceduta a Niccolò Rinaldi, ancora consegnato per Mario Tamburrini. Tamburrini si arresta dalla media, Mario Tamburrini, il pallone circola due volte nel cerchio ed esce fuori. 2:20 da giocare, 14 Venafro, 11 Battipaglia. Visentin sotto canestro contro Hassan, al problema di girarsi, lob di Visentin, sbaglia l'appoggio, il pallone come un falco viene arpionato da Guglielmo Laguzzi che mette in movimento Tamburrini, scarico per Niccolò Rinaldi, ancora centralmente per Hassan, si arresta in punta Norman Hassan, è da due anche questa volta, è da due, peccato, ha pestato la linea dei due punti, 6:75 Norman Hassan, quindi due punti, 16-11 il punteggio parziale, 1:45 da giocare in questo primo quarto. Buono il passaggio sotto canestro per il numero 18 Cusenza, meno buono l'appoggio e Tamburrini cost to cost dall'altra parte deve solo appoggiare a canestro il 20° punto. 1:35 da giocare, 18 Venafro, scusate, il 18° punto, 18 Venafro, 11 Battipaglia. Norcino sotto canestro per Cusenza, bellissima l'azione di Kevin Cusenza, davvero bellissima, fa fuori con una finta Rinaldi e va ad appoggiare a canestro il 13° punto. 1:15 da giocare più 5 Venafro, 18-13 il punteggio parziale. Rossi esce dai blocchi e riceve Mario Tamburrini, non sa chi darla, la dà nell'angolo a Niccolò Rinaldi, prova ad andare via con una finta Rinaldi, va fino in fondo Niccolò Rinaldi ad un minuto esatto, 20 Venafro, 13 Battipaglia. Norcino, Visentin contro Guglielmo Laguzzi, sotto canestro per Cusenza, se lo dimentica Niccolò Rinaldi, Cusenza deve solo appoggiare a canestro quando mancano 40 secondi al termine del primo quarto, più 5 Venafro, 20 Venafro, 15 Battipaglia. Rossi, Rinaldi, finta tiro da tre, poi c'è dalla Mario Tamburrini, ancora Rinaldi, sotto canestro per Hassan in funzione di post basso, aspetta l'uscita dei compagni, Rinaldi si alza, Niccolò Rinaldi da tre, il pallone tocca i due ferri, esce fuori, 20 secondi, 20-15 per Venafro, l'ultima azione offensiva sarà di Battipaglia, Norcino palleggia sul posto, seguendo il cronometro di gara, 10 secondi, contrastato da Tamburrini, gli porta a blocco Visentin, prova ad andare via Norcino, pick and roll con Visentin, scarico di Norcino in una parte del campo dove non c'è nessuno, dove doveva esserci il numero 12 Federico, entrato in campo al posto di Cuccarese. Allora sostituzione Battipaglia, esce Norcino ed entra Visconti quando mancano 3 secondi esatti al termine del primo quarto. Laguzzi, Tamburrini, 3-2-1, prova ad andare fino in fondo Mario Tamburrini sulla sirena, Mario Tamburrini il punto, il canestro del 22° punto, finisce qui il primo quarto, 22 Venafro, 15 Battipaglia. Risentirci tra un poco per l'inizio del secondo quarto, grazie. Di nuovo in collegamento diretto qui dal Pedemontana di Venafro, tutto pronto per l'inizio del secondo quarto, 22 Venafro, 15 Battipaglia. Gianni, score e falli. Sì, per quanto riguarda l'Aldiscount Dynamic Venafro, con 6 punti Tamburrini e Hassan, con 5 punti invece Rinaldi e Laguzzi, i falli invece per la Dynamic, 1 per Tamburrini, 1 per Hassan. Per quanto riguarda invece la Trofan Battipaglia, 2 punti per Norcino, 2 per Santoro, 4 per Filippi, 7 per Cusenza, i falli invece 2 per Cuccarese, 1 per Filippi e uno per Visentini, che poi tra l'altro Cusenza, una curiosità, ha messo subito appena entrato la tripla. Mi sembrava di rivedere la partita, la sua partita d'esordio contro Salerno quest'anno, dove entrò, fece il primo canestro da tre e poi è sparita la partita, e mi auguravo la stessa cosa, invece ha fatto altre due belle giocate tra l'altro, portando il suo score personale a 7. Intanto c'è stata una sostituzione nelle file dell'Aldiscount, Minchella al posto di Tamburrini e Caringhei al posto di Niccolò Rinaldi, e siamo pronti per ripartire. Venafro in campo quindi con Minchella, Rossi, Gheie, Laguzzi e Hassan, risponde Battipaglia con Visconti, Federico, Cusenza, Visentin e Anumba.
Minchella, consegnato per Marco Rossi, esce del blocco e riceve Hassan, ha tutto il libero, trova il varco, Hassan si butta nella mischia, subisce fallo, canestro buono and one per Hassan, fallo del numero 10 Simon Anumba, primo fallo personale questo per Anumba, e Hassan in lunetta per il tiro libero supplementare quando sono passati 17 secondi dall'inizio del secondo quarto, 9.43, 24 Venafro, 15 Battipaglia. Scusate, Hassan in lunetta, mette anche il supplementare, più 10 per Venafro, 25-15 il parziale, a portare palla in avanti per la Treofan Battipaglia è Visconti, esce dei blocchi e riceve Visentino, deve vedersela con Laguzzi, taglio di Cusenza, viene intercettato da Raffaele Minchella che la cede immediatamente a Hassan, scarico nell'angolo per Rossi, ha tutto il tempo per arrestarsi, Marco! Rossi appena entra in aria lascia partire il marchio di fabbrica, il giamperino vincente che si spegne in fondo alla retina, 27 Venafro, 15 Battipaglia, Federico largo per Cusenza. Prova ad andare via Cusenza, Kadim Gaye che commette fallo, il primo fallo personale anche questo per Kadim Gaye, scusate. Gianni. Sì, sì, prima parlavamo praticamente di lavoro operaio a proposito di Laguzzi, un altro ragazzo giovanissimo che è agli opposti invece di Laguzzi, che è un veterano, è Kadim Gaye, solo che Kadim, proprio perché è molto giovane, quindi inesperto, molto spesso gioca con troppa veemenza e commette fallo come in questo caso, però anche prima ha recuperato una palla in difesa grandissima che poi ha messo in moto l'azione degli uomini di Cocciomacio, finita con il giamperino di Marco Rossi. Questa è tutta esperienza, come si suol dire, che Kadim Gaye acquisirà per il futuro della propria carriera. Nel frattempo prova il tiro da tre sulla sirena Numba, non va, il pallone è appianato da Marco Rossi che reimposta l'azione offensiva per la Old Discount Dynamic Venafro, il capitano Raffaele Minchella riceve da Laguzzi, prova a buttarsi nel traffico, subisce fallo dal numero 3 Ludovico Viscondi, è un pochino in bambola la difesa di Battipaglia, penso che coach Porfiglia debba ricorrere a qualche riparo. O Sala Venafro sta giocando bene, però Battipaglia non la vedo molto ben piazzata in difesa. Hassan, finta il tiro da tre punti contro Anumba, prova ad andare fino in fondo, scarico nell'angolo per il capitano, Raffaele Minchella si alza, è corto il tentativo di tripla del capitano, poteva appoggiarla Hassan a Canesso al posto di scaricarla nell'angolo, comunque è stato altruista con il proprio capitano, il proprio nuovo capitano, Filippi contro Laguzzi, prova ad andare fino in fondo Filippi, prova a far tutto da solo, sbaglia l'appoggio, la palla recuperata da splendidamente da Marco Rossi, si tuffa letteralmente Marco Rossi per riprendere questa palla e mettendo in movimento Hassan che gliela riconsegna, Rossi si arresta dai 6.75, Marco! Rossi! Tripla! 7.59 da giocare, 30 Venafro, 15 Battipaglia, logico timeout chiamato da coach Raffaele Porfiglia. Gianni. Sì, a inizio gara si facevano i conti sui 4 punti da recuperare la partita di andata, anche quella una partita se vogliamo persa in maniera in malo modo proprio, però voglio dire, se si continua a giocare così con una squadra aggressiva, anche la penetrazione che ha fatto Hassan che tu dicevi perché poteva appoggiare invece ha scaricato al suo capitano, anche lì si vede proprio la superiorità fisica non solo di Hassan in questa fase, almeno fino a questo punto, per quanto riguarda gli uomini di Cocciomacio che stanno interpretando a puntino la gara. Io l'ho sentito in allenamento in settimana con Arturo Macio e fino a questo punto stanno facendo i suoi ragazzi quello che lui chiedeva, al di là della difesa a zona degli uomini di coach Porfiglia, insomma cose studiate in allenamento, e loro il compitino lo stanno facendo tutti, insomma, al di là degli errori come dicevamo prima di Treofan Battipaglia, però fino a questo momento si è vista una superiorità netta degli uomini di coach Mascio. Doppiata nel punteggio per ora la Treofan Battipaglia, 7.59 da giocare ancora in questo secondo quarto, riprende la partita, 30 Venafro, 15 Battipaglia, Visconti a portar palla, esce del blocco e riceve Anumba per Mattia Norcino, largo per ancora per Visconti, sotto canestro per Cusenza che deve vedersela con Kadim Gaye, fanno la sportellata dei due, si gira splendidamente
con una finta Cusenza fa saltare a vuoto Kadim Gueye, che nel ricadere commette fallo, secondo fallo personale di Kadim Gueye. Intanto segnaliamo anche l'uscita dal campo di Marco Rossi dopo la tripla prima del timeout chiamato da Porfidia, e al suo posto è entrato l'ex di turno Matteo Pagano. Grazie Gianni per queste nozioni tecniche, spesso e volentieri le perdo, non so come le perdo. Cusenza nel frattempo mette il primo dei due tiri liberi, mette con un po' di fortuna anche il secondo, 30 Venafro, 17 battipaglia, ed è proprio l'ex di turno Matteo Pagano a portar palla, supera la metà campo, aspetta l'uscita dai blocchi per servire Kadim Gueye, ancora per Norman Hassan, show di Hassan, bellissimo il pick and roll tra Laguzzi e Gueye, peccato non si conclude per un niente. Dall'altra parte invece battipaglia con Cuccarese che prova ad appoggiare il canestro, un compitino facile facile sbagliato da Cuccarese, la palla recuperata da Hassan, solo Hassan sbaglia l'appoggio, ma anche questa volta abbiamo ascoltato lo schiaffetto da qui sopra, l'arbitro decide che non è fallo, direttamente battipaglia dall'altra parte con Visconti, Filippi, scarico, no, finta lo scarico per Visconti, prova a girarsi a far tutto da solo, riesce a darglielo in questo momento, Cusenza appoggia a canestro Kevin Cusenza ed è end one per lui in virtù del fallo subito da Kadim Gueye, il terzo fallo personale questo di Gueye, ha commesso tre falli nel giro di pochi minuti, 6:51 da giocare, 30 Venafro, 17 battipaglia, doppia sostituzione per Venafro, esce Norman Hassan, al suo posto rientra Mario Tamburini, esce Guglielmo Laguzzi, al suo posto rientra Nicolò Rinaldi, applausi a scena aperta per l'ultimo arrivato in casa Venafro. Cusenza in lunetta, Gianni. Applausi divisi con Laguzzi. Ovviamente, sì, ovviamente. Io sono ormai diventato un fan di Guglielmo, perché e quindi dicevamo di Kadim Gueye, hai visto tre falli in pochissimo tempo e questa è l'inesperienza, insomma. Intanto non va il tiro aggiuntivo di Kevin Cusenza. La palla recuperata da Gueye che mette in movimento Capitan Minchella, ancora centralmente per Gueye, largo per Mario Tamburini, in funzione di post basso Nicolò Rinaldi, aspetta che gli si passi palla, non gli viene, non è così sotto, bello l'appoggio per il capitano Minchella, sbaglia la tripla, ma il tap in vincente di Nicolò Rinaldi che mette tutti a tacere, 32 Venafro, 19 battipaglia, 6:23 da giocare in questo secondo quarto. Santoro, Cusenza per il capitano Filippi, ancora per Santoro, deve vedersela con Matteo Pagano, Santoro prova ad andare via, scivola Santoro, la palla recuperata da Pagano, in un primo momento da Pagano, poi viene recuperata da Mattia Norcino che prova a far calambolare la palla sulla gamba di Nicolò Rinaldi, non è fortunato Norcino, terminano i 24 secondi e quindi la palla recuperata da Venafro, sostituzione per Venafro, nel frattempo esce il numero 18 Kadim Gueye, rientra il numero 16, il tuo pupillo Gianni, sì. Guglielmo. Sai, mi vedo un meno tranquillo nelle ultime gare, proprio il capitano, perché poi sbaglia anche delle cose facili facili, io lo vedo sempre magari durante un time out ne parliamo un pochino, dell'attaccamento alla maglia di Capitan Raffaele Minchella. Laguzzi, Pagano, Tamburini, ancora Rinaldi, prova a penetrare Nicolò Rinaldi e subisce fallo dal numero 18 Cusenza, primo fallo personale anche per Cusenza, rimessa dal lato in zona d'attacco sul lato sinistro per la Old Discount Dynamic Venafro ed è appunto il capitano Raffaele Minchella a rimettere palla in gioco, sotto canestro riceve Nicolò Rinaldi, esce dall'aria, centrale per Mario Tamburini, uno contro uno con Norcino, gli viene fatto show da Filippi, centrale per ancora per Rinaldi, Nicolò Rinaldi prova la penetrazione, scarico per Minchella, 3 secondi, prova a tirare Minchella, subisce botte nel traffico ma l'arbitro non fischia, Cuccarese prova ad andare dall'altra parte, sbaglia di nuovo l'appoggio facile facile, il secondo appoggino sbagliato da Cuccarese che nel tentativo di recuperare palla commette fallo su Laguzzi, dimmi Gianni, terzo fallo personale per Cuccarese. Sì, no, infatti senso. Sembrava che avesse fischiato il fallo di Laguzzi. Ma c'era questo fallo incredibile, grande prima su Mario Tamburini da parte di Cuccarese, appunto il terzo fallo come dicevi tu. Cuccarese quindi si accomoda in panchina, richiamato da coach Porfidio in campo di nuovo il numero 10 Anumba, Pagano, Tamburini. Prova il pick and roll con Laguzzi, scarico per Rinaldi, si alza dai 6:75, Nicolò Rinaldi la mette, 35 Venafro, 19 battipaglia, 5 minuti e 8 secondi da giocare in questo secondo quarto, Santoro, Anumba,
Norcino, raddoppiato Norcino, lancia di Accusenza, largo per Alumba, sotto canestro per Filippi che deve solo appoggiare la canestro, lasciato inspiegabilmente solo da Guglielmo Lagozzi. Riprende la partita con Mario Tamburini in funzione di play, supera la metà campo, chiama schema pollice, esce dai blocchi e al lato riceve Matteo Pagano, sotto per Lagozzi, ancora per Capitan Minchella, Rinaldi, Pagano, 6 secondi, Tamburini, 4-3, si butta nel traffico Mario Tamburini, sbagliato l'appoggio a canestro, riparte il battipaglia con Santoro per Alumba, 1 contro 1 per Alumba con Lagozzi che sbaglia l'appoggio, ma il tap in vincente di Cusenza è fondamentale, altri 2 punti in cascina per gli uomini di coach Porfidia, c'è il time out a 4:14 da giocare, 35 Venafro, 23 battipaglia, più 12 Gianni. Sta salendo in cattedra Cusenza, perché è sempre nel vivo delle azioni del battipaglia. Avrà un po' un dentino avvelenato, magari è stato provinato due o tre anni fa qui a Venafro. Un paio di anni fa, non è stato preso dallo staff tecnico dell'Aldiscount Dynamic Venafro, probabilmente anche per quello, però dente avvelenato a parte, abbiamo visto qualche distrazione e indifesa da parte degli uomini di coach Arturo Mascio, in particolare nell'ultima occasione nel canestro messo a segno da Filippi, facile dimenticato dal mio pupillo Guglielmo Lagozzi, però insomma ci sta ogni tanto un errore, però purché sia, gli concedo un errore a quarto, più di questo non gli posso concedere. Non di più. 35-23 il risultato, 4-14 alla fine di questo secondo quarto, quindi al riposo lungo, 4 la situazione dei falli di squadra per quanto riguarda Battipaglia, 3 per quanto riguarda invece l'Aldiscount Dynamic Venafro. Ritornano in campo, ritorna in campo anche Marco Rossi insieme a Pagano, ad Hassan che rientra, quindi fuori Guglielmo Lagozzi e Capitan Minchella, sì. Ed è proprio Pagano a rimettere palla in gioco a favore di Marco Rossi, chiama schema corna il numero 20 di Casa Venafro, si posizionano i due lunghi per ricevere palla in punta, riceve il numero 17 Hassan, consegnato per Matteo Pagano, 1 contro 1 di Matteo Pagano che subisce fallo dal numero 7 Francesco Santoro, il primo fallo personale questo per Santoro, c'è il giro e lunetta per l'ex di turno Matteo Pagano. Gianni, piccola curiosità, Pagano ancora non ha il nome scritto dietro la maglia. Vero. Hassan è arrivato martedì, già ce l'ha. Era una battuta questa, sbaglia il primo tiro Pagano, forza Matteo, forza. Dai, Matteo che viene da una gara formidabile in quel di Salerno. Mi hai anticipato, lo stavo appunto dicendo, una prestazione bellissima, maiuscola. Sbaglia anche il secondo tiro libero, un po' l'emozione gliela concediamo, ma giusto adesso, non alla fine della partita. Santoro, Cusenza. Buono il taglio di Santoro sotto canestro con la coda dell'occhio, viene visto da Cusenza che gli serve un pallone, deve solo appoggiare al canestro, l'azione addirittura è stata applaudita anche dal pubblico di casa, bella l'azione di Cusenza. Santoro, Rossi è dall'altra parte, centrale per Mario Tamburini, 1 contro 1 di Tamburini che va ad appoggiare al canestro Mario Tamburini, le lunghe leve del numero 11 di Casa Venafro sono le cose che vogliamo vedere. Esatto. Santoro per Cusenza, centrale per Filippi, esce dai blocchi e riceve ancora Santoro, sotto canestro per Alumba che deve vedersela con sono passi, no, a me sembrava un sì, passi infatti, grandi come la casa, invece ha fischiato fallo al numero 4, quindi a Pagano, il primo fallo personale questo per Pagano, sostituzione nel frattempo. Non è d'accordo. Non è d'accordo il capitano Filippi, si accomoda in panchina Filippi, rientra il numero 19. Si accomoda dicendo qualcosa a coach che non gli dà neanche spiegazioni, tra l'altro gli gira le spalle. È stata una brutta scena da vedere. Vabbè, Anumba, se il coach ti cambia ha sempre un motivo, si porta al di fuori del rettangolo di gioco la palla Simon Anumba, 3:08 da giocare, 37 Venafro, 25 battipaglia, più 12 per la formazione di Patron Paolo Di Giovanni. All Discount Dynamic Venafro, Rossi, Pagano, centrale per Rinaldi, largo per Mario Tamburini, esce dai blocchi e riceve Rossi, raddoppiato Rossi, schippa la palla nell'angolo per Tamburini, 1 contro 1 di Mario Tamburini! Allora ne vogliamo parlare, a Salerno ha fatto la prima penetrazione dopo 22 minuti.
adesso ne ha fatte già 3-4 e già al suo attivo 10 punti in cascina. Queste sono le cose che ti innervosiscono, esatto, in una maniera incredibile. Recupera nel frattempo palla Venafro, ancora Tamburini, uno contro uno, ancora Mario Tamburini! 2-25 al termine del secondo quarto, 41 Venafro, 25 Battipaglia. Santoro, si alzano anche un pochino i decibel delle persone qui al Piedemontano, le persone che assivano sulle tribune, se così possiamo chiamarla, della nostra umile palestra. Anumba, Santoro, ancora per Anumba, scarico per Visentin, dalla media lascia partire un jumper che è un airball, non è un jumper, scadono di nuovo i 24 secondi, una difesa davvero con i contro rimbalzi, con i controfattori per la All Discount Dynamic Venafro, che recupera di nuovo palla, sostituzione per Battipaglia, entra il numero 12 Federico ed esce il numero 18 Cusenza, ha fatto uscire Cusenza che era l'unico che stava prendendo piede. Ricordiamo Porfidia che è entrato a campionato già iniziato sulla panchina di Battipaglia, all'andata infatti c'era Paternoster, chi era? Coach Nino Sanfilippo, San nostro allenatore di Salerno. Nel frattempo ennesima penetrazione di Mario Tamburini che viene stoppato da Lumba, ma subisce fallo dal numero 12, da Lorenzo Federico, appena entrato, primo fallo personale anche per Federico e Mario Tamburini, lunetta per il tentativo di realizzazione dei due tiri liberi, 41 Venafro, 25 Battipaglia. Tamburini in lunetta. Una mattonata questa di Mario Tamburini al primo tiro libero. È il secondo che sbaglia, anche l'Anduan ha sbagliato prima. Sbaglia anche il secondo, ma Nicolo Rinaldi recupera palla, la cede a San, buona questo recupero di Rinaldi. Ancora Tamburini, uno contro uno di Tamburini che subisce fallo dal numero 19, Visentin, secondo fallo personale, ormai non sanno più come fermarlo, devono per forza fare fallo e penso sia in scia, sia siamo in partita. Bonus, ma Mario li deve mettere perché abbiamo parlato a lungo qualche partita fa anche dei tiri liberi sbagliati, sì, no? Quando perdi quelle partite per due punti, tre punti, per un punto e vai a vedere poi i tabellini hai sbagliato magari 7-8 tiri liberi. In Serie B un po' ti rosica. Forza Mario, eccolo qua. Mette il primo, nel frattempo doppia sostituzione per Venafro, entra Michele ed esce Pagano e per Battipaglia rientra Filippi ed esce Visentin. 2 su 2 di Mario Tamburini, a 1.32 da giocare, 43 Venafro, 25 Battipaglia, più 18 per la formazione di coach Arturo Macio. Santoro, largo per il capitano Filippi, aspetta l'uscita del blocco per servire il numero 12 Federico. Ancora largo per Santoro, sotto canestro per Anumba, si alza dalla media Anumba, sbagliata l'appoggio, riparte Tamburini ancora velocemente, cost to cost di Mario Tamburini, e sì! Sbaglia l'appoggio ma va ad inchiodare, posterizzato il giocatore di Battipaglia, va ad inchiodare Norman Hassan, il più 20, 58 secondi esatti al termine del secondo quarto, Federico esce dai blocchi e riceve Mattia Norcino. Ancora Federico, nell'angolo per Anumba, finta il tiro da tre punti Anumba e va ad appoggiare a canestro. End one per Anumba in virtù del fallo subito da Hassan. Norman Hassan, il secondo fallo personale anche questo di Norman Hassan. Esce Mario Tamburini. Osate dire un indemoniato Mario Tamburini. Eccolo, questo è tutto l'applauso della Piedemontana per Mario Tamburini. Al suo posto entra un altro mio pupillo, Carcillo. Un altro mio pupillo, Giuseppe Carcillo. Entra Giuseppe Carcillo. Anumba in lunetta per il supplementare. Lo mette facile facile, 45 Venafro, 28 Battipaglia, 44 secondi al riposo lungo. Capitan Minchella a portare palla in avanti. Centrale per Nicolo Rinaldi, consegnato per Carcillo, ancora largo per Marco Rossi, sfrutta il blocco di Hassan Rossi, sotto canestro per Rinaldi, giamperino di Rinaldi, la palla presa da Carcillo che però sbaglia l'appoggio, Minchella, 25 secondi, no è fallo arbitro, meno male, no è fallo, chi è il numero 7? Santoro, è fallissimo, fallo di Santoro sul capitano Raffaele Minchella, giro in lunetta di
Secondo fallo di Santoro. Capitan Minchella, rincuorato Giuseppe Carcillo nel frattempo sia dal capitano Minchella che da Marco Rossi per quell'appoggino facile sbagliato in precedenza. Ci sta tutto, è un ragazzino, quindi deve ancora crescere. Sostituzione per Battipaglia, esce Santoro e rientra Visconti. Minchella in lunetta, 45-28 il parziale, 22 secondi al riposo lungo. Sbaglia il primo tiro libero Minchella. Dopo, all'inizio del terzo quarto, mi devi dire tutti i tiri liberi sbagliati, Gianni, perché troppi. Mette il secondo, 46 Venafro, 28 Battipaglia. Entra Kevin Cusenza ed esce il numero 12 Federico. Più 18 per Venafro. La secondo quarto sicuramente terminerà con l'azione offensiva della Treofan Battipaglia. 20 secondi ancora, 17 Anumba. Norcino si prenderà lui forse il tiro, viene raddoppiato da Hassan, scarica nell'angolo per Filippi, prova a far fuori con una finta Rinaldi, accede a Visconti che va ad appoggiare a canestro giusto sulla sirena. Il 30° punto, termina qui il primo tempo, il secondo quarto, 46 Venafro, 30 Battipaglia, più 16. A risentirci dopo per l'inizio del terzo quarto, grazie. Bentornati qui in diretta dal Pedemontana di Venafro, ancora due minuti prima dell'inizio del terzo quarto della terza giornata del girone di ritorno del campionato nazionale di Serie B, girone D. Risultato parziale vede i padroni di casa in vantaggio di 16 lunghezze, 46 Venafro, 30 Battipaglia. Prima di cominciare questo terzo quarto chiedo a Gianni score e falli di entrambe le formazioni. Sì, per quanto riguarda la Dynamic Venafro, con 14 punti Tamburrini, 10 Rinaldi, 11 Hassan, 5 Laguzzi, 5 per Marco Rossi. Per i falli invece 1 per Matteo Pagano, 1 per Tamburrini, 2 per Hassan, 3 per Kadingheye. Per quanto riguarda invece Casa Battipaglia, 2 punti per Norcino, 2 per Visconti, 2 per Santoro, 5 per Anumba, 6 per Filippi e 13 il miglior marcatore Kevin Cusenza. Per i falli invece con un fallo il numero 3 Ludovico, con 3 falli il numero 4 Cuccarese, 2 falli per Santoro, un fallo per Anumba, un fallo per Federico, e uno per Filippi, poi abbiamo con un fallo Cusenza e 2 falli invece per Visentin. Bene, prima dicevamo il nuovo acquisto della All Discount di Dynamic Venafro sotto la nuova gestione del direttore sportivo Antonello Nevola. La dinamica ha preso Norman Hassan, può essere considerato un attaccante completo. Norman è cresciuto nel settore giovanile della Craps Rimini, con la quale ha disputato 3 campionati di Serie B dal 2011 al 2014. Ha esordito nella pallacanestro professionistica con la maglia della Bauer Matera nel 2008, per poi passare a Riva del Garda sempre in Serie B1. La prima esperienza in A2 risale al periodo imolese e dal 2014 ha disputato proprio con la maglia dell'Imola 3 stagioni del secondo campionato nazionale. È stato tagliato in questo mercato invernale dall'NPC Rieti e abbiamo avuto l'occasione per prenderlo qui a Venafro per tentare, come dicevamo all'inizio della partita, la remontata. Tutto pronto, le squadre sono rientrate in campo, vediamo le formazioni in campo. Allora, per quanto riguarda Battipaglia, Norcino, Cusenza, Anumba, Filippi e il numero 4 Fabio Cuccarese. Per quanto riguarda invece Venafro, Marco Rossi, Mario Tamburini, Niccolò Rinaldi, Guglielmo Laguzzi e Norman Hassan. Cenno d'intesa tra gli arbitri e i giudici nel tavolo, tutto perfetto, azzerato il tabellone luminoso, la partita può riprendere con Battipaglia avanti con Mattia Norcino, largo per Fabio Cuccarese, centrale esce dai blocchi e riceve Filippi, ancora consegnato per Norcino, esce dai blocchi a Numba, riceve palla contrastato da Mario Tamburrini, gioca perimetralmente Battipaglia, si alza da 3 punti Cusenza, cortissimo il tiro del numero 18 di Battipaglia, la palla recuperata da Marco Rossi che porta in attacco la propria formazione, esce dai blocchi e riceve Hassan, sotto canestro per Laguzzi, scarica ancora per Hassan, prende la mira, si alza, Norman Hassan la mette, 9-24 da giocare in questo terzo quarto, 49 Venafro, 30 Battipaglia. Norcino, un cecchino infallibile, Norman da 2, sì, da 3, sembra che
sembra un ottimo tiratore, o è un ottimo tiratore. Norcino aspetta il blocco di Cusenza, si porta la palla al di là del linea del centrocampo, quindi commette infrazione di campo. La palla recuperata quindi da Venafro, su una buona pressione di Marco Rossi c'è l'errore di Norcino. Norcino lo ricordiamo lo scorso anno in casacca biancoceleste del Globo Esernia. Hassan, Laguzzi, scarico per Rossi, sotto canestro per Rinaldi, si alza dalla media Rinaldi, Nicolo Rinaldi, 51 Venafro, 30 Battivaglia, 8 e 47 da giocare. Norcino più 21, massimo vantaggio per la formazione di casa. Anumba, Filippi, ancora Cuccarese, sotto canestro per Cusenza, sbagliato il passaggio, la recupera Rossi che mette in movimento Laguzzi, largo per Mario Tamburrini, ancora Rossi nell'angolo per Hassan, Rossi, Rinaldi, Rossi, largo per Tamburrini, gioca perimetralmente Venafro, Rossi, Tamburrini, finta il tiro ma va invece ad appoggiare a canestro, sbagliato l'appoggio, la palla recuperata da Cusenza che mette in movimento Norcino, si è messa a zona, Battipaglia e Filippi. Ed è Filippi che va ad appoggiare a canestro nonostante sia stato ben marcato da Hassan. Commette fallo Filippi ed ha qualche cosa da dire all'arbitro sull'azione precedente, dice che ha subito fallo da Tamburrini, l'arbitro gli dice alla prossima è tecnico, anzi il fallo non è di Filippi, è del numero 13, di Filippi, scusatemi, secondo fallo personale per il capitano Filippi, ed ecco l'arbitro che giustamente va a parlare con coach Raffaele Perfidia. Per Filippi forse aveva ragione, che forse era stato toccato Tamburrini, non è che ti puoi vendicare, no? Si è vendicato su Hassan. Tamburrini rimette il palla in gioco a favore di Rossi, largo per Hassan, no look per Laguzzi che ha il problema di girarsi, la cede nell'aria a Tamburrini, esce dai 6,75 Mario Tamburrini per Hassan, 5 secondi, lob di Hassan a tabellone, altri due punti in cascina per la Dynamic Venafro, 7,34 da giocare, 53 Venafro, 32 Battipaglia, più 21, Cuccarese, Filippi, Norcino, ancora Cuccarese, si alza da casa sua, Cuccarese, corto, simula un fallo, era da tecnico questa simulazione, era a due metri Hassan, come può, vabbè, Rinaldi è già dall'altra parte, si gira, la cede a Tamburrini, piedi a terra, si alza Mario Tamburrini, è corta la tripla, il pallone recuperato da Nicolò Rinaldi, contesa che premia la All Discount Dynamic Venafro, si è posizionata con la 2-3 Battipaglia in, sì, queste fasi di questo inizio terzo quarto, 7-0-7 da giocare, 53-32 il punteggio parziale. Rossi la cede a Laguzzi, largo per Hassan, adesso si è riposizionata uomo Rinaldi, prende la mira, non la mette questa volta Nicolò Rinaldi, la palla recuperata da Cusenza, un dai e vai da mini basket con Mattia Norcino, porta Cusenza al canestro, 34esimo punto, 6:42 da giocare. Rinaldi subisce fallo da Norcino, è il primo fallo personale questo per Mattia Norcino, la stanno mettendo un pochino sulla fisicità gli uomini di coach Porfidia. Ok, tutto a posto, può riprendere la partita, rimessa dal lato in zona di attacco destro per la Dynamic Venafro, Hassan la cede a Mario Tamburrini, cerca di sfruttare il blocco di Laguzzi, cede il blocco di Rinaldi, gli scivola la palla a Rinaldi, consegnato per Hassan, anche questa volta sembrava fallo ma l'arbitro dice di no, Cuccarese fa tutto da solo, uno contro uno, va ad appoggiare a canestro, end one per Fabio Cuccarese in virtù del fallo subito da Mario Tamburrini, secondo fallo personale. Porfidi ha qualche cosa da dire a Cuccarese nonostante abbia fatto un cost to cost tutto da solo. 6:23 da giocare, 53:36 il parziale, c'è il timeout chiamato da coach
Non ho capito se da coach Arturo Macio. Vabbè, comunque time out a 6:23 da giocare. Gianni. Ma forse Porfidi aveva qualcosa da dire a Cuccarese, forse perché si aspettava lo scarico su Kevin Cusenza, che era lì, insomma, però ormai era partita la penetrazione di Cuccarese, un po' forzata, si è preso il fallo, ha fatto il canestro, insomma, voglio dire. Al di là di come è andata, anche se è stato un po' forzato, però alla fine ti sta portando un gioco che potrebbe essere un gioco da tre punti, ultimandolo con il tiro aggiuntivo appunto in virtù del fallo subito da Mario Tamburrini. Sono 6 minuti e 23 secondi quelli che separano le due squadre dal terzo mini break, 53-36 il parziale. Squadra di nuovo in campo, vediamo se ci sono state sostituzioni, sembra per la Old Discount Dynamic Venafro no, vediamo un pochino per Battipaglia, Anumba, Cosenza, Cuccarese, Lunetta e Santoro, sì, sembra che sia Santoro, è entrato Santoro, c'era Norcino prima, no? Sbaglio? No, Norcino è stato sostituito appena dopo il fallo. Perfetto, ok. Cuccarese, il tiro libero supplementare di Cuccarese a bersaglio, 53-37 il parziale, Rossi a rimettere palla in gioco, la cede a Mario Tamburrini, pressing alto di Battipaglia già dalla rimessa, va via splendidamente Laguzzi nell'angolo per Rinaldi, si alza Nicolo Rinaldi, corto il tiro del numero 15 di Casa Venafro, riparte Cuccarese, lui accede palla a Santoro, chiama lo schema d'attacco, largo per Anumba, Mani, se fa un attacco in attacco nettissimo. Del numero 18 Cuccarese, pensavo non l'avesse vista, ma era così. Scusate, netto. Numero 18 Cusenza, secondo fallo, io personalmente non l'ho visto, seguivo la palla, sì, quindi ha spinto nettamente Laguzzi, che come sempre difende imponendo il suo corpo all'avversario, ma subito va via l'Audi Scout Dynamic Venafro, la pressione alta della Treofan Battipaglia, Rossi, Tamburrini, uno contro uno di Mario Tamburrini che va fino in fondo ad appoggiare il canestro, peccato, non va il tentativo di realizzazione di Tamburrini, Cusenza sotto fallo di Hassan, ma Cusenza, Veronica su Hassan che gli commette fallo, il terzo fallo personale questo per Norman Hassan e Kevin Cusenza in lunetta per i due tiri liberi, 5:32 da giocare, 53 Venafro, 37 Battipaglia. Gianni, va bene che il vantaggio è abbastanza cospicuo. Sì, ma non ci possiamo rilassare perché le ultime azioni non sono andate a segno da parte degli uomini di coach Arturo Mascio. Che sia un campanello d'allarme per tutti i giocatori e quindi una strigliata da parte di coach Arturo Mascio ci vorrebbe, perché poi basta poco. Infatti sì, 2-2 nel frattempo di Cusenza, Tamburrini, Laguzzi, una 3-2 di Battipaglia in difesa. Pressing subito, raddoppiato il portatore di palla, Hassan prova a far tutto da solo, ma lo appoggiare al canestro! Norman Hassan! 55-39, 5 minuti e 05 dalla terza pausa, Santoro, largo per Anumba. Esce dai blocchi Cusenza, consegnato per Santoro. Prova a liberarsi Cuccarese, riceve Cuccarese, si alza in step back, Cuccarese da tre punti non va, la palla arpionata da Laguzzi che mette in movimento velocemente Marco Rossi, al lato per Mario Tamburrini, ancora passaggio per Marco Rossi che predica calma, palleggia sul posto, aspetta l'arrivo dei propri compagni, Rossi, Hassan, si alza da casa sua, la mette! Norman Hassan tripla! 58-39 il parziale, 4:25 da giocare, Santoro ancora per Anumba, esce dai blocchi Filippi, deve vedersela con Laguzzi nell'angolo per Anumba, si alza Anumba da tre punti e larga la tripla, la palla spizzata da Santoro, questo è antisportivo però, sgambetto netto di Fabio Cuccarese nei confronti di Hassan, quarto fallo personale di Cuccarese che viene fatto accomodare in panchina, spero, penso, no,
escono invece Cusenza al posto di Visentin, allora, e appena, Federico al posto di Cuccarese. Appena Hassan ha tolto di mano di fatto la palla a Marco Rossi, che l'aveva ricevuta dalla Guzzi dopo il rimbalzo difensivo, già c'era stato un primo tentativo di approccio tra Cuccarese e Hassan, non gli è riuscito il primo, gli è riuscito il secondo sgambetto. E era nettissimo, insomma, non so che cosa abbia voluto dire Porfiri all'arbitro, però sinceramente se non si fischiano questi antisportivi, infatti sì, vogliamo mettere la VAR anche nel basket, caro Porfiri, non lo so, però questo è un fallo nettissimo, antisportivo, uno sgambetto, e va punito così come hanno deciso gli arbitri. 2 su 2 di Hassan dalla lunetta, 60-39 il punteggio parziale, possesso per Venafro, Rossi, Tamburrini, Laguzzi, ancora Hassan. Esce De Blocchio, riceve Marco Rossi. Rossi, Rinaldi nell'angolo per Hassan, si alza da 3 punti Hassan, questa volta non va, salta come un grillo Laguzzi, ma il pallone gli viene rubato da Anumba, che mette in movimento Santoro, prova ad andare via Santoro, scarico per Filippi, lo invita a tirare da 3, la cede a Santoro, raddoppiato Filippi, questa volta si alza da 3 punti Filippi, è sbagliata la tripla, la palla recuperata ancora da Hassan, che con molta esperienza si arresta e aspetta l'arrivo di Marco Rossi per cedergli palla sul più 21, era l'unica cosa che doveva fare. Rinaldi, consegnato per Hassan, Tamburrini, c'era Rossi nell'angolo da solo, non viene visto, Rinaldi, si alza Nicolò Rinaldi, esce il pallone di Nicolò Rinaldi dopo aver toccato i due ferri, 3-0-5 da giocare, 60-39 il punteggio parziale, Filippi, Santoro, sul cubo del cambio nel frattempo il capitano Raffaele Minchella, Santoro prova a far fuori Marco Rossi, ci riesce con una Veronica e va ad appoggiare a canestro il 41esimo punto, 2.48 da giocare, 60 Venafro, 41 Battipaglia, Laguzzi, passaggio un po' avventato per Mario Tamburrini, la palla recuperata da Battipaglia sotto il pressing di Hassan, sbaglia il passaggio anche Santoro nei confronti di Anumba, la palla viene recuperata dalla Old Discount Dynamic Venafro, esce il numero 17 Norman Hassan, rientra il capitano Raffaele Minchella, al primo time out parleremo anche di quello che hai detto tu prima durante il secondo quarto capitano. Riguardo al capitano Raffaele Minchella, Rossi, Laguzzi, Rossi, ancora capitano Rossi, largo per Tamburrini, sotto canestro per Rinaldi, taglio di Laguzzi che non viene visto, centrale per Rossi, si alza da 6.75, Marco Rossi, 2.12 da giocare, 63 Venafro, 41 Battipaglia, Santoro, largo per Anumba, sotto per Visentin, si gira Visentini ma subisce fallo da Marco Rossi, penso. Sì, sì. Giusto? Sì, il numero 20, quindi è il primo fallo questo di Marco Rossi. Sul cubo del cambio Matteo Pagano, che entra in questo momento al posto di Rossi, ed esce anche Federico ed entra Visconti. Visentin dalla lunetta, sbaglia cortissimo il primo tiro libero. Sbaglia anche il secondo, 2-0 su 2 per Visentino, la palla recuperata da Rinaldi che mette in movimento Matteo Pagano in funzione di play per questa azione dell'Old Discount Dynamic Venafro, Tamburrini, centrale per Laguzzi, ancora largo per il capitano Raffaele Minchella, aspetta l'uscita dei blocchi Mario Tamburrini di Nicolo Rinaldi nell'angolo per Pagano, prova a far tutto da solo Pagano, si scontra frontalmente contro Anumba, non c'è fallo, Anumba mette in movimento il numero 7 Santoro, che perde palla a favore sempre di Matteo Pagano, aspetta l'arrivo di Nicolò Rinaldi, Pagano per cedergli la palla, schippa la palla Rinaldi per Mario Tamburrini, largo per il capitano Raffaele Minchella, centrale, dai e vai tra Minchella e Laguzzi, Tamburrini, piedi a terra, non se la sente, giustamente ha fatto bene questa volta a non tirare, giocare fino alla fine, siamo in vantaggio di 22 punti, quindi va bene così, prova ad andare fino in fondo, scarico per Rinaldi, nell'angolo per il capitano, si alza il capitano, lo mette! Capitano! Il capitano Raffaele Minchella!
Pella, 66 Venafro, 41 Battipaglia, 49 secondi al termine del terzo quarto. Visconti per Visentin, fa fuori due avversari con una finta, ma sbaglia l'appoggio e questo è un fallo di frustrazione di Visentin nei confronti di Mario Tamburrini. Terzo fallo personale anche questo per Vittorio Visentin, classe 1995. C'è la sostituzione per Battipaglia, esce il numero 7 Santoro ed entra il numero 0 Norcino, ed esce Simona Numba ed entra il numero 18 Kevin Cusenza. Curiosità, nemmeno Cusenza è il nome di Dolomaglia. Curiosità giusta, Tamburrini Lunetta mette il primo tiro libero. Mette anche il secondo, 68 Venafro, 41 Battipaglia, 37 secondi da giocare in questo terzo quarto. Sembra alle corde la squadra campana. Coach Porfiglia inerme davanti alla sua panchina. Cusenza, Filippi, l'ultimo ad arrendersi. Filippi che commette fallo di sfondo. Terzo fallo personale di Filippi. Gianni, ad essere sincero, tu lo sai che io lo sono. Sì. Non era fermo Rinaldi, quindi non mi sembrava tanto. Lui si è aiutato con Filippi. Le mani, sì, però. Sicuramente si è aiutato con le mani, però ma era in movimento, non stava arretrando il mio pupillo. Minchella rimette il palla in gioco per Tamburrini. Ultima azione per la Old Discount Dynamic Venafro quando mancano 10 secondi esatti al termine del terzo quarto. Laguzzi, vediamo chi esce dai blocchi, consegnati per Tamburrini, 6 secondi, prova la penetrazione Mario Tamburrini e va a scontrarsi contro Aldo Filippi commettendo infrazione di passi. Filippi ha anche qualche cosa da dire a Tamburrini, vabbè, poteva anche evitarla questa cosa. Mancano 3 secondi, la rimessa da fondo per gli uomini di Coach Porfiglia, sarà Ludovico Viscondi ad occuparsene. Pressing alto degli uomini di Coach Macio, sì. Vuole concentrazione al massimo. Cusenza prova il tiro dell'Amen, Cusenza e per poco non lo centrava. Finisce qui il terzo quarto, 68 Venafro, 41 Battipaglia. Risentirci fra poco per l'inizio del quarto ed ultimo quarto, grazie. Tutto pronto per l'inizio del quarto ed ultimo quarto di questo match valevole per la terza giornata del girone di ritorno del campionato nazionale di Serie B, girone D. Risultato parziale vede la Old Discount di Venafro a 68, la Treofan Battipaglia a 41. Le squadre sono di nuovo in campo in attesa dell'inizio del quarto fallo. Venafro con Capitan Minchella, Matteo Pagano, Niccolo Rinaldi, Kadim Gaye e Norman Hassan. Risponde Battipaglia con Norcino, Visconti, Federico, Cusenza e il capitano Aldo Filippi. Sarà proprio Mattia Norcino a rimettere palla in gioco, sicuramente a favore di Visconti. Cenno d'intesa, si azzera il tabellone luminoso, o almeno si spera. Ok, perfetto, tutto pronto. Si può cominciare. Visconti a portare palla in avanti per la Treofan Battipaglia. 27 punti che separano le due formazioni. Federico per Visconti, deve andare via al capitano, la cede a Filippi, contrastato da Kadim Gaye. Fanno sportellate sotto canestro, problema di girarsi. Filippi si gira splendidamente, ma non è dei migliori. L'appoggio a canestro, la palla spionata da Pagano che mette in movimento velocemente il capitano Raffaele Minchella. Ancora Pagano, ancora Rinaldi. Pagano attende il blocco di Gaye, pick and roll che non si conclude, la cede a Rinaldi. Hassan, Pagano prende la mira, si alza Matteo Pagano, più 30 per gli uomini di Coach Arturo Mascia, 71-41, 9-12 da giocare. Norcino a portare palla ed c'è il fallo di Matteo Pagano nei confronti di Mattia Norcino. Dentino avvelenato quello di Matteo Pagano contro la sua ex squadra. Federico per Filippi, largo per Norcino, ancora Federico, sotto canestro per Cusenza,
che spinge un pochino Rinaldi per ricevere palla, però l'arbitro non dice nulla e commette fallo invece il capitano Raffaele Michella nei confronti di Cusenza, che effettua il giro in lunetta. Gianni, vuoi dire qualcosa? No, primo fallo del capitano. Sì, primo fallo di capitan Michella. Sbaglia il primo tiro libero Kevin Cusenza. Sbaglia anche il secondo. Il grillo Kadim Gueye, Mimmo per gli amici, va a recuperare questo rimbalzo, mette in movimento Pagano che gli riconsegna la palla. Scarico per Michella. Pagano aspetta il blocco di Gueye. Pagano prova a fare tutto da solo. Pagano, scarico per il capitano, due secondi, un secondo, peccato, scadono i 24 secondi sull'appoggio a canestro di Kadim Gueye. Peccato, perché un'azione un pochino troppo elaborata, troppo... Sì, infatti quello stava urlando ai suoi uomini, coach Arturo Mascio. La partita riprende con Visconti a portare palla in avanti per la Treofan Battipaglia. Passaggio laterale per il numero 12 Federico. Centrale per Norcino, che prova a far tutto da solo. Arbitro, che fallo è? Comunque, canestro buono di Norcino e terzo fallo personale per Matteo Pagano, end one per Mattia Norcino. Ricordiamo lo scorso anno autore del fallo antisportivo su Marco Rossi al termine dell'incontro Enafro Isernia, mentre il tiro supplementare di Norcino va a canestro. C'è la rimessa, c'è la sostituzione per Battipaglia, esce Federico e rientra Anumba. 8 e 15 da giocare, 71 Venafro, 44 Battipaglia. Michella la cede a Pagano, ancora Michella, ancora Pagano, ancora Rinaldi, prova a penetrare Rinaldi, arresta il palleggio, la cede ad Hassan, ancora per Matteo Pagano, troppo perimetrale il gioco di Venafro in queste azioni. Oh, Matteo Pagano si inventa una penetrazione micidiale come quelle di domenica scorsa a Salerno, per appoggiare a canestro il 73esimo punto. C'è il fallo nel frattempo di capitan Michella, secondo fallo personale per il capitano nei confronti di Visconti. 7.48 da giocare, 73 Venafro, 44, sono già in bonus, 73 Venafro, 44 Battipaglia. Rimessa dal lato destro in zona d'attacco per la Treofan Battipaglia, è Anumba che se ne occupa, accede a Cusenza, scarico nell'angolo per Filippi, si alza da tre punti il capitano. Non va la tripla di Filippi, arpionato il pallone da Kadim Gueye che mette in movimento Raffaele Michella. Rinaldi, taglio di Gueye, mamma mia! Che azione da NBA Rinaldi Gueye, va ad appoggiare il canestro il numero 18. Kadim Gueye, 75 Venafro, 44 Battipaglia, più 31, 7-19 da giocare. Norcino contro Matteo Pagano, si alza Norcino da casa sua, sbaglia il tiro e se la prende con l'arbitro che non gli ha fischiato fallo, l'eventuale fallo di Pagano. Hassan per il capitano Raffaele Michella, prova la penetrazione, il capitano non va, non va, appoggio del capitano, c'è Anumba dall'altra parte che fa tutto da solo, tutto bene tranne l'appoggio, sbagliato, la palla recuperata da Nicolò Rinaldi, bravo Rinaldi in questa occasione a seguire l'azione. Ceduta Matteo Pagano, porta palla in avanti, la difende con il corpo, schippa la palla dall'altra parte del campo per Hassan, anch'egli prova la penetrazione, step back in retramento per Hassan, sbagliato il passaggio, Norcino, buona l'idea di Norcino di servire Kevin Cusenza, però il tiro, il passaggio non era dei migliori. Doppia sostituzione per Battipaglia, esce Visconti e Filippi, Visconti e Filippi ed entrano Cuccarese e Santoro. Sembra molto stanco sulle gambe Cusenza, lo vedo veramente molto affaticato, forse anche per questo non è arrivato a prendere il passaggio di Norcino di poco fa. È uno dei più sudati in campo, sì, per la sua formazione. Pagano prova a far fuori Cusenza, prova ad appoggiare a canestro, sbagliato l'appoggio del giovane di casa Venafro. Norcino contro il capitano Raffaele Michella, perde la palla Norcino nei confronti di Kadim, questo è antisportivo,
Arbitro mi ha mandato anche a quel paese, Kevin. È stanco Cusenza. Antisportivo di Kevin Cusenza nei confronti di Capitan Minchella, terzo fallo personale questo per Cusenza, che ha ancora qualche cosa da dire all'arbitro. Ma io non capisco a questi livelli i giocatori che quando commettono un fallo del genere, nettissimo, da dietro, l'ha abbracciato, da placcaggio praticamente, che poi vanno a dire qualcosa all'arbitro. Cioè, sempre, io non parlo solo in questo caso di Cusenza, anche i nostri uomini fanno lo stesso, anche i ragazzi di Coach Mash, è proprio un format che hanno i giocatori. 5.54 da giocare, uno su due del nostro capitano ai tiri liberi, 76-44 risultato parziale, più 32 per gli uomini di Coach Arturo Macio, che hanno comunque il possesso della palla in questa azione offensiva. Rinaldi, ceduta palla a Capitan Minchella, nel frattempo in campo Mario Tamburrini al posto di Matteo Pagano, esce dei blocchi e riceve Hassan, c'è il fallo in attacco di Kadim Gaye, un blocco in movimento a liberare Hassan, il quarto fallo personale questo di Gaye. Vedi questa partita un po' di riposo in più per Marco Rossi, ovviamente sul più 30, penso che Coach Macio a 5 minuti alla fine possa anche permettersi il lusso di tenere in panchina uno con il numero 20 sulle spalle, il signor Marco Rossi. Anumba, Santoro, prova a far tutto da solo Santoro, sbaglia l'appoggio, ma la palla ripresa da Cuccarese con 3 metri. No, non mi sembra assolutamente questo il fallo di Gaye, il quinto fallo personale di Kadim Gaye. No, il fallo è di credo. Ah, 18, sì, di Cusenza, sì, quindi. Cusenza l'ha spinto nettamente. Poco prima era caduto il 18 loro, Cusenza. Poco prima era caduto il quarto fallo anche per Cusenza. Sì. Erano entrambi i numeri 18, ho visto segnare il numero 18 e mi è passato sì, un sì, po' di no, poco prima avevo visto volare Niccolò, pensavo fosse stato spinto anche lui, invece Niccolò è scivolato da solo, ma Kadim è stato spinto nettamente da allora Cusenza. Io spero nel buon senso dei giocatori in campo, perché la partita si sta facendo un pochino nervosa, ovviamente Battipaglia sul 30 punti di scarto non ha nulla da perdere, quindi devono essere nostri ed essere intelligenti e non abboccare alle... Rinaldi si alza, ecco, questo Rinaldi stavo per dire, questo devono fare quello che sanno fare, basta. Mettere la palla nel cesto, così esatto, come ha fatto Nicolò Rinaldi. 79 Venafro, 44 Battipaglia. Anumba, fallo di Gaye. Fallo di Kadim Gaye, finisce qui la partita per Kadim Gaye. Quinto fallo personale, rientra in campo ovviamente Guglielmo Laguzzi, non è d'accordo Gaye su questo fallo, diceva che Cuccarese aveva sbracciato tantissimo. Cuccarese è anche lui gravato di 4 falli, se li porta dal secondo quarto. Cuccarese è un buon giocatore, anche molto furbo, sono falli di esperienza anche questi qui. 1 su 2 dalla lunetta per il numero 4 di Battipaglia, sostituzione per la Treofan, esce uno stanchissimo Kevin Cusenza gravato di 4 falli, rientra il numero 13, il capitano Filippi. Nicolò Rinaldi a rimettere palla in gioco per Tamburrini, 4.46 da giocare, 79-45 il punteggio parziale. Hassan, ancora Tamburrini, ancora largo per Hassan, taglio di Nicolò Rinaldi, va a scontrarsi contro Santoro e Filippi. Cucco dall'altra numero 0, no, Cuccarese, come si chiama? Norcino dall'altra parte, sbaglia il tiro da 3 punti, la palla recuperata da San che mette in movimento il capitano Minchella, taglio di Laguzzi, ha il problema di girarsi Laguzzi, si gira in maniera corretta, va ad appoggiare a canestro, ma la palla gli viene spizzata in fallo di fondo dal numero 13 Filippi, che anche questa volta non è d'accordo. Che cosa c'è? Time out chiamato da... Ok, vabbè. Time out chiamato da coach Porfidia. Ne approfitto di questo periodo per rispondere a quello che avevi detto prima riguardo il capitano Raffaele Minchella. Le vicissitudini di questa settimana
il passaggio del titolo alla nuova cordata di imprenditori casertani per il nuovo progetto della Juve Caserta. Diciamo, non è che ha messo in cattivo umore il capitano Raffaele Minchiella, però essendo lui un venafrano doc cresciuto nelle file di Venafro, praticamente la maglia giallo-blu ce l'ha cucita addosso, è una seconda pelle per lui, è quello che ne ha risentito un pochino sì, di più di sì. Questo passaggio, lui che ha vissuto la famosa cavalcata in quel di Benevento che ci ha fatto acquisire la Serie B sul campo. Sono sue le lacrime da venafrano doc quando siamo retrocessi nei playout contro il Globisernia, sono sue le triple che ci hanno permesso insieme a quelle di tanti altri di recuperare la salvezza diretta lo scorso anno, quindi è quello che lo sente di più questo cambiamento di gestione. Sì, ma Raffaele è anche un ragazzo molto intelligente, capirà sicuramente che probabilmente questo era un atto dovuto e quindi si continuerà a stare a disposizione della Basket Venafro. Certo, sicuramente, oltre ad essere il capitano, oltre ad essere il numero 9, Raffaele Minchiella è un uomo, quindi sa di che cosa si sta sì. parlando. Nel frattempo la penetrazione di Riccardo Rinaldi è fermata da un fallo di Mattia Norcino, quindi Rinaldi si appresta al suo giro in lunetta, 4-0-8 da giocare, 79 Venafro, 45 Battipaglia. Rinaldi in lunetta, mette il primo tiro libero. Vedi com'è, si gioca anche molto più tranquilli, molto più sciolti quando si vince, diciamo, facile come in questa occasione, mai sofferto più di tanto certo. La squadra di Venafro. Senza nulla togliere alla formazione campana, per carità, penso sia in giornata assolutamente negativa Patreo Fan Battipaglia. Norcino sotto canestro per Filippi, capisce tutto Rinaldi, recupera palla Rinaldi, prova ad andare fino in fondo Rinaldi, la cede a Tamburrini che subisce fallo da Anumba, secondo fallo personale questo per il classe 1996 Simon Anumba. Sostituzione per Venafro, di nuovo in campo, ovazione del pubblico, di nuovo in campo il tronista, così come lo chiamano i propri compagni, Giuseppe Carcillo, e al suo posto gli fa posto il capitano Raffaele Minchiella. È rientrato in campo anche Visconti, se non erro. Sì, sì. Non ho visto al posto di chi. Comunque la rimessa dal fondo per gli uomini di coach Arturo Macio. Hassan, Rinaldi, Tamburrini, si è già posizionato nell'angolo Carcillo. Laguzzi, ancora Rinaldi. Uno contro uno di Rinaldi, step back con una mano. Nicola Rinaldi! 83 Venafro, 45 Battipaglia, 3:24 da giocare. Visconti, largo per Anumba, buona questa volta la penetrazione di Anumba, nell'uno contro uno fa fuori Hassan e va ad appoggiare a canestro il 47esimo punto, 83-47. Fallo del numero 10, giusto, di Anumba, sì, terzo sì. Fallo personale questo di Anumba, c'è la sostituzione per Battipaglia, esce Norcino e rientra Federico. Uno spentissimo Norcino, così come in quel di Scauri e in quel di Salerno, io ho avuto modo di visionarle le ultime due gare, è calato tantissimo questo giocatore che ci ha abituato a altre giocate. Sbaglia Sanna il primo tiro libero. Questa è una notizia. Un cecchino praticamente Sanna. Pronto anche Bandera, questo era l'urlo. Il secondo tiro libero. Eccolo in campo Marco Bandera al posto del numero 17 Norman Hassan. Prodotti del vivaio giovanile della Basket Venafro, Giuseppe Carcillo e Marco Bandera. Cuccarese si alza dalla media, ha sbagliato il pallone recuperato da Giuseppe Carcillo che mette in movimento Mario Tamburrini. Se segna Bandera martedì sono paste, però se perde la palla così, passaggio di Tamburrini per Bandera, l'emozione. Gli scivola la palla dalle mani e rimette la palla in mano alla Treo Fan Battipaglia. Nel frattempo in campo al posto di Fabio Cuccarese entra il numero 15 Antonio Vigilante, anche egli classe 2000, Anumba per Filippi. Per Federico, ancora Visconti, uno contro uno di Visconti che prova a far tutto da solo e va ad appoggiare a canestro il
49esimo punto, 2.30 da giocare, 84 Venafro, 49 Battipaglia. Tamburrini, Mario Tamburrini, scarico per Marco Bandera, ma subisce fallo Tamburrini dal numero 3 Visconti, secondo fallo personale anche questo di Visconti, e Tamburrini in lunetta. Gianni, d'accordo, Norman Hassan, quanti punti ha fatto Hassan? 24. 24 punti, vabbè, ha dato una buona botta alla partita anche egli, però penso... Sì, però sono, c'è anche Mario, oggi ha fatto una partita strepitosa, quello che non ci ha fatto vedere a Salerno e nelle ultime due guardie ce le ha fatte vedere tutto stasera, eccolo, un applaudidissimo. Mario Tamburrini lascia il posto a Matteo Pagano, prego, scusami. E niente, dicevo, anche Mario in doppia cifra, così come Niccolò Rinaldi, gli 8 punti di Marco Rossi che fanno sempre bene, considerando il tempo che ha giocato, gli assist che ha fatto, insomma. È riposatissimo in panchina, si sta godendo la partita Marco Rossi quest'oggi, meglio così. Anumba fa saltare a vuoto Rinaldi che gli ricade addosso, primo fallo personale questo di Niccolò Rinaldi dopo 38 minuti, anche questa è una notizia. 2-0-4 da giocare, 86 Venafro, 49 Battipaglia, Anumba in lunetta. Ma questo è quello che dicevo prima, quando giochi tranquillo, sereno, perché la partita a Salerno i nostri tre lunghi erano gravati di 4 falli in pochissimo tempo, quindi sì, sono giochi inevitabilmente molto condizionato. Tanto Anumba mette il primo. 2 su 2 del numero 10 Campano, 86 Venafro, 51 Battipaglia. 2 minuti esatti al termine dell'incontro. Rinaldi esce dai blocchi e riceve Carcillo, ancora per Matteo Pagano, si posiziona nell'angolo Carcillo, Minchella, Carcillo si alza da 3 punti, Carcillo è un airball questo di Giuseppe Carcillo, va bene così Giuseppe, tutta esperienza. Visconti, costo costo di Visconti che va fino in fondo ad appoggiare altri 2 punti a canestro, manda al paese di Pulcinella il capitano Raffaele Minchella. Pagano consegnato per Bandera, ancora consegnato per Carcillo, cerca di sfruttare il blocco di Rinaldi, Carcillo sbagliato il passaggio, e ancora Visconti che va ad appoggiare a canestro, no, sbaglia la palla presa da Numba, sbaglia anche egli il passaggio. Buono il contrasto di Carcillo nei confronti di Visconti, gli ha fatto sbagliare il passaggio, e questa è una bellissima scena. Esatto. Bella, bella davvero. Anumba che commette fallo su, in maniera anche involontaria, perché un po' come Kadim con molta veemenza ha cercato di, esatto, di togliere il pallone. Commette fallo su Pagano e lo va a rialzare, ad abbracciare. Sono stati compagni di squadra fino a qualche mese fa, quindi penso sia normale che l'amicizia tra due giocatori, nonché due professionisti, resti per tutto il proseguo del campionato, anche se con casacche diverse. Sbaglia il primo tiro libero Matteo Pagano, 1-11 da giocare, 86-53 il risultato parziale. Sbaglia anche il secondo, la palla recuperata dal capitano Filippi che mette in movimento Visconti. Ancora Visconti, esce dai blocchi vigilante, prova l'uno contro uno, scarico nell'angolo per Filippi, la palla viene spizzata in fallo laterale da Niccolò Rinaldi ed è lo stesso vigilante a rimettere palla in gioco per Visconti. Arresta il palleggio, non sa chi darla, prova a darla a Filippi, la palla ancora intercettata da Rinaldi. È ovunque Niccolò Rinaldi quest'oggi. Gianni, io penso comunque anche che, sempre in virtù delle famose voci ormai ufficiali che si sono seguite in settimana, i giocatori in campo sanno che è un'occasione importantissima per, sì, loro questo prosieguo di campionato, quindi sì, quindi anche per loro è una sorta di vetrina, esatto, perché no, e quindi non che prima non l'abbiano fatto, perché io continuo a sottolinearlo, i ragazzi della Dynamic hanno dato sempre il massimo dall'inizio del campionato e in tantissime occasioni si sono scontrati con degli arbitraggi poco fortunati, ma anche con delle situazioni poco fortunate, per cui comunque hanno giocato sempre molto molto bene, alla pari, come abbiamo visto domenica, anche con Salerno, con, sì, le grandi. Sbaglia la tripla il capitano, 16 secondi al termine della partita, Visconti palleggia sul posto, penso che si fermi qui e termini qui l'azione
la partita. No, Visconti decide ancora di giocare. Anumba, Filippi va ad appoggiare a canestro quando mancano 3 secondi. Ormai la partita è totalmente terminata. Finisce qui la terza giornata di ritorno del campionato nazionale di Serie B, girone D. La Old Discount Dynamic Venafro finalmente torna al referto rosa. 86-55 il punteggio finale. Gianni, ultime considerazioni. Finalmente, io vorrei anche con un pizzico di presunzione dire referto rosa, senza il finalmente, perché ne hanno meritati diversi di referti rosa, ripeto, con le grandi come Valmontone, come Salerno, contro la Luis forse la partita più brutta, l'unica di tutto il campionato, anche sì, di quello scorso, ma per le altre gare veramente non gli si può dire niente, né a Coach Mascio e né a suoi uomini, che hanno giocato sempre egregiamente bene. Per il resto, il primo referto rosa di questo girone di ritorno, speriamo il primo di una lunga serie. Ringrazio Gianni per l'aiuto tecnico, ringrazio Marco Pirozzi alla regia. A risentirci domenica prossima, quando voleremo in quello di sabato, quando voleremo in quel di Cagliari, per cercare il primo blitz in trasferta. Ricordo il risultato finale: 86 Venafro, 55 Treofan Battipaglia. Arrivederci a tutti, buona serata. Buonasera.